Le elezioni online hanno lasciato una scia polemica e velenosa. Sul web girano le 20 domande che alcuni militanti avrebbero voluto porre a Grillo e Casaleggio. Chi certificherà che lo spoglio sia corretto? Chi interverrà in caso di contestazioni? Nessuna risposta e votanti a inghiottire le parlamentari a occhi chiusi. La pubblicazione dei risultati poi ha acuito le polemiche. A cliccare fra i 1.400 candidati sono state solo 31.000 persone. Per piazzarsi in testa agli eletti, insomma, bastava qualche decina di voti. C'è più gente nel mio quartiere, non vi ha votato neanche il condominio, sono stati alcuni dei commenti più ironici pubblicati sul blog di Grillo. Come se non bastasse, i militanti hanno usato la rete per fare le pulce ai loro neoeletti. C'è chi ha contestato la vittoria di Von De Rosa, ad esempio, perché si sarebbe iscritta al movimento solo un mese fa e quindi senza i requisiti per candidarsi. De Rosa, casualmente, la fidanzata di Roberto Fico, volto storico dei 5 Stelle, anche lui è arrivato al primo posto in Campania. Qualcuno si è messo a scorrere le liste pure in Sicilia, trovando Azzurra Cancelleri al 7° posto, non un caso di omonimia, ma sorella di Giovanni, candidato grillino alla presidenza dell'isola. E due fratelli in tandem hanno scalato le liste anche in Puglia, 1° e 8ª classificata. E così sul blog di Grillo c'è già chi propone l'incandidabilità anche di parenti e affini dei 5 Stelle. Beppe Grillo ha detto per anni nelle piazze che qualunque cittadino che sia pulito dal punto di vista penale, che non sia iscritto ad un partito e che non abbia già svolto 2 mandati da eletto, si può candidare. Improvvisamente il Casaleggium dice che alle politiche si può candidare solo chi si sia già presentato, quindi candidato in elezioni precedenti. Primo difetto. Il secondo difetto è la base dei votanti. Nella migliore delle ipotesi sono 100.000 persone. Invece di essere un movimento democratico che fa partecipare, che fa discutere, che fa votare, è un movimento dove una persona, forse due, intervengono nella vita quotidiana del movimento anche con atti piuttosto importanti come le espulsioni. Improvvisamente ti ritrovi lì come un appestato. Casaleggio, che era un tecnico, braccio operativo di Beppe Grillo, è diventato un capo politico come Beppe Grillo.